It's been a while since you left me here. It's been a while since you've gone, my dear. You have no idea how much I'm missing you. Have you seen? Ciao ragazzi, oggi parliamo di alcuni film italiani che vedremo nel 2018. Parto dal 18 gennaio, data in cui uscirà Il Vegetale, con Fabio Rovazzi. Il 25 gennaio tornerà Paolo Virzì con Ella and John, The Laser Seeker, un film drammatico. Sempre dal 25 gennaio vedremo Made in Italy, di Luciano Ligabue. Il 14 febbraio uscirà anche il nuovo film di Gabriele Muccino, L'Isola che non c'è, una commedia corale. Sempre dal 14 febbraio vedremo il film di Alessandro Genovesi, Matrimonio Italiano, una commedia con Diego Battantuono. Vi segnalo anche Benedetta Follia, una nuova commedia scritta, diretta e interpretata da Carlo Verdone. Torna anche Francesca Archibugi con Gli Sdraiati, protagonista Claudio Bisio. Metti la nonna in freezer sarà una commedia con Fabio De Luigi e Miriam Leone. Torna anche Ferzan Özpetek con un thriller, Napoli velata. Paolo Genovese dirigerà Il primo giorno della mia vita e infine vedremo Loro di Paolo Sorrentino con Tony Servillo nei panni di Silvio Berlusconi. Allora, quale aspettate di più? Fatemi sapere nei commenti qui sotto e nella descrizione trovate il link al video con tutti i dettagli, con maggiori dettagli sui film. Ciao da Valeria!